Crescono i casi di coronavirus anche in provincia di Lecco. Ricoveri stazionari in ospedale, solo un paziente è in rianimazione. A rischio anziani e fragili, senza la quarta dose. Ilario non è in forma, lo dicono i risultati dell'edizione 2022 della Goletta dei Laghi. Su 6 punti campionati, 4 avevano valori oltre i limiti di legge, sotto accusa di scarichi abusivi. Apre domani la terza edizione dell'Ecco Film Fest, in città ospiti prestigiosi e dibattiti sui temi d'attualità. Carlo Verdone atteso sabato, domenica Enrico Mentana. Buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Lecco. La nuova ondata di coronavirus non porta per ora gravi conseguenze nel lecchese. A fronte di una crescita dei contagi, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili, a rischio però anziani e fragili che non hanno ancora fatto la quarta dose. Le nuove varianti spingono verso l'alto i contagi da coronavirus, mentre in Italia e nel resto d'Europa crescono anche i pazienti ricoverati con gravi conseguenze. A Lecco per ora si registra una crescita dei contagi, ma una condizione sostanzialmente stabile dei ricoverati. A oggi sono 44 i pazienti dell'ospedale Manzoni di Lecco con il coronavirus, uno solo dei quali in rianimazione. Stando alle informazioni fornite dalla SST, si tratta in larga maggioranza di persone con sintomi lievi che hanno scoperto di essere positivi una volta ricoverati per altri problemi di salute. Un dato tutto sommato rassicurante a fronte di una crescita media regionale dei pazienti in terapia intensiva del 2%. A Lecco i nuovi contagi nella giornata di martedì sono stati 618 a fronte dei 70 di lunedì e dei 361 di venerdì. Stando alle informazioni diffuse si nota una crescita dei contagi fra anziani e grandi anziani che non si sono sottoposti alla quarta dose. A fronte del record assoluto fra le province lombarde per percentuali della popolazione vaccinata, oltre l'81%, solo il 2,25% dei lecchesi si è sottoposto alla quarta dose. Vaccinazione, lo ricordiamo, consigliata agli anziani over 80, ai residenti nell'RSA, agli over 60 con condizioni di elevata fragilità e infine ai congiunti di queste categorie. Secondo gli esperti, il picco di questa ondata di coronavirus è stimato intorno al 10 luglio. Mancano dunque pochi giorni. Anche a fronte dell'aumento dei casi di contagio, le strutture di emergenza Lecco stanno tenendo e non si registrano impennate nei ricoveri. Segno che il vaccino, sebbene non possa escludere una reinfezione, può senza dubbio proteggere da gravi conseguenze. Passiamo all'economia. Ha votato a larga maggioranza da lavoratrici e lavoratori della Tecnoprob di Cernusco Lombardone l'accordo integrativo aziendale siglato fra la società, l'RSU e le organizzazioni sindacali FIM-FIOM della nostra provincia. L'accordo riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro, nello specifico i dipendenti dei reparti che passeranno una produzione a ciclo continuo lavoreranno 136 ore in meno all'anno con un aumento della retribuzione di migliaia di euro. L'azienda si impegna inoltre ad assumere a tempo indeterminato almeno 150 dipendenti entro il 31 maggio 2023 a stabilizzare i contratti precari. Infine è stata definita la possibilità di smart working e di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time nella misura massima del 15% del personale. Soddisfatti i sindacati, l'accordo, spiegano Gabriele Fiore e Maurizio Reggia di FIM e FIOM, la RSU aziendale, favorisce la conciliazione famiglia-lavoro, cogliendo al contempo la necessità di far fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalle emergenti tecnologie industriali. 4 punti inquinati su 6 campionati, la Goletta dei Laghi boccia il ramo lecchese dell'Ario, sotto accusa gli scarichi fognari abusivi. Non bastano gli sforzi per migliorare la depurazione delle acque. Nel ramo lecchese del lago ci sono ancora zone di forte inquinamento batterico a causa, con tutta probabilità, di scarichi fognari abusivi. Quanto emerge dall'annuale analisi eseguita da Legambiente con la sua Goletta dei Laghi. La situazione non è ancora ottimale, sono stati campionati 6 punti, 3 di questi purtroppo sono risultati fortemente inquinati, uno di questi è risultato inquinato, mentre 2 sono risultati entro i limiti della norma sulle acque di balneazione. La situazione purtroppo è anche fortemente influenzata dal fenomeno della siccità che potrebbe in qualche modo appunto influire sui dati e sui campioni prelevati, anche se in minima parte.
Nei limiti le acque dove sfociano il Bione a Lecco e il Gallavesa a Vercurago. Inquinata la foce del canale Borgo Francone a Colico. Fortemente inquinate le foci dei torrenti Valle dei Mulini a Bellano, Esino a Perledo e Meria a Mandello. Se dal Basso Lago non abbiamo notizie preoccupanti, invece la parte più alta del lago non va bene, nel senso che sono risultati inquinati sia la foce del canale Borgo Francone a Colico, che raccoglie anche lo scarico del depuratore e non è lontano da una spiaggia molto frequentata, quella del Lontano, e poi anche il torrente a lato della spiaggia di Oro, anche questo è risultato fortemente inquinato e non è il primo anno. E così anche gli scarichi a lago del torrente Esino tra Varenna e Perledo e quello della Meria Mandello. E nell'arco dei 10 anni in cui noi li monitoriamo, tutti questi tre sono risultati diciamo in modo alterno o qualche volta nei limiti, qualche volta inquinati, qualche volta fortemente inquinati. In particolare Resino è risultato più spesso fortemente inquinato. Quindi certamente l'andamento temporale dice che qualche problema c'è ancora e che bisognerà trovare il modo di risolverlo. E restiamo in tema, bagni vietati alla Malpensata. Dopo gli ultimi campionamenti effettuati da TS Brianza, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha firmato un'ordinanza che istituisce il divieto di balneazioni. Le rilevazioni hanno infatti mostrato una concentrazione del batterio Escherichia coli notevolmente sopra la norma, un divieto che assume un'ulteriore importanza alla luce dell'aumento dei contagi e della necessità di non creare assembramenti in prossimità del lago. Tuffi dunque rimandati e multe da 25 fino a 500 euro per i trasgressori. Cambiamo argomento, la città ucraina di Chernihiv è legata alla provincia di Lecco da un rapporto di amicizia ultradecennale. A Casatenovo il comune ha ospitato un incontro con i rappresentanti delle autorità sanitarie ucrainiche della regione per ringraziare i lecchesi delle donazioni e spiegare le loro condizioni di vita. Ucraina, una speranza di pace. L'associazione Cassago Chiama Chernobyl ha tenuto a Villa Facchi a Casatenovo una serata informativa sul tema le attività sanitarie in Ucraina in tempo di guerra, con le testimonianze di sanitari ucraini. Qual è oggi la situazione in Ucraina e come possono gli italiani aiutare la popolazione? La situazione a Chernihiv adesso rimane ancora molto tesa. Quasi per un mese e mezzo Chernihiv è rimasto bloccato dall'esercito russo. Quasi per 3 mesi le attività industriali e commerciali non funzionavano in città, non venivano pagate le tasse e la gente si salvava solo con gli aiuti umanitari che arrivano da tutto il mondo e specialmente anche dall'Italia. Dal primo giorno di guerra il nostro ospedale è stato passato per salvare le vite sia dei militari che delle persone civili. Dovete immaginare se si ferma qua tutto, per 3 mesi non funziona nessuna attività imprenditoriale commerciale, cosa succederebbe qua? È stata molto danneggiata l'infrastruttura di tutta la città, l'acquadotti, i gasdotti, riscaldamento centralizzato e per il problema grosso da noi che è stata bombardata la centrale del riscaldamento. Più di 30 giorni l'ospedale è rimasto senza luce, riscaldamento e acqua. Siamo riusciti, usandoci generatori, a dare servizio sia al militare che al popolo tutto questo periodo. Abbiamo scoperto, ma questa non è una novità, la grande generosità dei nostri cittadini, dei nostri comuni, delle associazioni, della protezione civile, hanno fatto a gara a consegnarci degli aiuti. Ma di fronte a questa tragedia della guerra ci è parso da subito opportuno prendere rapporti con l'associazione di Armando Crippa e degli amici di Cassago. Cassago chiama Chernobyl. Ci siamo mossi fin dai primi giorni sapendo della loro conoscenza dei luoghi, dei lunghi rapporti che hanno avuto in questi anni con l'Ucraina. Davvero voglio ringraziare il comune di Casatenovo e il suo sindaco, perché è stato il primo comune a mobilitarsi per portare aiuto e solidarietà alla popolazione ucraina dopo l'invasione della Russia.
Proiezioni cinematografiche, dibattiti, corsi di formazione. Mancano poche ore all'inizio della terza edizione dell'Ecco Film Fest. Da Carlo Verdone a Enrico Mentana, tanti gli ospiti attesi in città fino al 10 luglio. Conto alla rovescia per l'inizio dell'Ecco Film Fest che animerà la città dal 7 al 10 luglio. La terza edizione, dal titolo Luci della città, seguirà alcuni temi, a partire dallo sguardo femminile nel mondo del cinema, passando per l'importanza del territorio e senza tralasciare una riflessione sull'attualità. Dibattiti, corsi di formazione per i ragazzi, tanti ospiti e ovviamente le proiezioni cinematografiche. Avremo per le prime due serate del festival, giovedì e venerdì, due film di due registe, in particolar modo Settembre di Giulia Stegerwald e Il paradiso del pavone di Laura Bispuri. Un altro dei temi del festival è l'attenzione verso i grandi maestri del cinema europeo. Dunque avremo con noi Christoph Zanussi, proietteremo poi, introdotto da Carlo Verdone, il film Ordet e infine chiuderemo la rassegna serale con Leonora Addio di Paolo Taviani. Cinema fa cultura, il cinema racconta il nostro tempo, siamo contenti di questo corso di formazione che è iniziato ieri, che durerà tutta la settimana, che coinvolge una ventina di ragazzi della nostra città e anche ragazzi selezionati dall'Istituto Toniolo di Milano che vengono qui per il loro perfezionamento, ma anche il coinvolgimento del Liceo Musicale Grassi e dell'Istituto Casa degli Angeli che hanno realizzato la sigla del festival, grazie anche al segreto di Penelope, questa associazione che, facendo lavorare le donne migranti, ha realizzato le borse artistiche che doneremo agli ospiti di pregio del nostro festival. Si è parlato di attualità, interverranno tanti giornalisti in queste giornate e anche qualche novità che ancora non era stata annunciata. Sì, avremo con noi domenica mattina Enrico Mentana, direttore del TG La 7 e fondatore di Open. Avremo anche due membri della squadra di governo, il ministro per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti e il sottosegretario all'economia Anna Ascani. L'Ecco Film Fest è organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, vicina all'obiettivo del festival di crescita del territorio e della sua comunità. Presente alla conferenza di lancio anche Giuseppe Rossetto, presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di Egea, tra gli sponsor di questa edizione. Sono film che introducono una riflessione, un dibattito, introducono in qualche modo una modalità di affronto della vita che crea relazioni, una città che si risveglia attorno a tematiche che approfondiscono la conoscenza e il senso della comunità. L'8 luglio torna Teatro Sotto le Stelle, 9 rappresentazioni fra Civate, Valmadrera e Malgrate. L'ingresso è libero, il pubblico potrà partecipare come giuria in palio, un'e-bike per chi deciderà di votare. L'8 luglio parte la seconda edizione di Teatro Sotto le Stelle. Quali sono gli eventi in programma? Gli eventi sono ben 9 serate di teatro ed una conclusiva dove faremo la premiazione con un grande concerto dedicato a Stevie Wonder. Apriremo l'8 luglio a Malgrate con uno spettacolo tipico di cabaret all'italiana. Toccheremo i 3 comuni di Valmadrera, Malgrate e Civate per far sorridere e passare una divertente estate facendo anche un po' di cultura. L'ingresso è gratuito? L'ingresso sarà libero, non avremo quest'anno limitazioni neanche di posti e quindi aspettiamo tutti presso il Centro Culturale Fate Bene Fratelli a Valmadrera, Piazza Antichi Padri a Civate e Palazzo Gudio a Malgrate. Quali sono gli orari? Cominceremo alle 21, ma vi aspettiamo prima perché ci sarà un po' di musica, potremo scambiarci 4 chiacchiere e poi dopo lo spettacolo, intorno alle 10:30 circa, 10:45, ci sarà un po' di musica per poter raccontarci un po' le impressioni degli spettacoli a cui abbiamo assistito. Ma leggiamo sulla locandina che è Teatro Sotto le Stelle Comedy. È una novità di quest'anno? Sì, è una novità, abbiamo deciso appunto di selezionare compagnie che mettono in scena commedie, quindi commedie che possono essere commedie leggere ma anche commedia dell'arte. E il pubblico non sarà solo spettatore ma sarà anche attivo, farà parte della giuria? Sì, il pubblico decreterà a suo giudizio il migliore spettacolo. Dall'altra parte ci sarà anche un'altra giuria che sarà una giuria tecnica che invece decreterà il migliore spettacolo della competizione. Il pubblico diventerà anche protagonista perché avrà la possibilità di
vincere un premio qualora venisse estratto. Ci sarà questa scheda che verrà compilata, in cui il pubblico deciderà qual è il migliore spettacolo a suo giudizio, e quindi se verrà estratto avrà la possibilità di vincere una city bike. Allora facciamo un in bocca al lupo a tutti i partecipanti. In bocca al lupo. Prima di chiudere la notizia di sport, la Calcio Lecco saluta il suo capitano. Dopo 6 stagioni e 156 presenze, Ivan Merlisalla lascia la maglia blu celeste. Il difensore giocherà la prossima stagione nel Brianza, Olginatese in Eccellenza, dove ritroverà mister Alessio Del Piano. Tutta la famiglia della Calcio Lecco, il messaggio della società, saluta e ringrazia un grande capitano della propria storia, augurandogli il meglio per il futuro. Bene, era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo la possibilità di rivedere tutto ciò che è andato in onda sui nostri canali social e sul canale YouTube di Unica. Grazie ancora, vi auguro una piacevole serata, vi do appuntamento alla prossima edizione di questo telegiornale.